Amiche e amici camperisti, buongiorno, bentornati, ben ritrovati su Idee Weekend su Camperisti Italiani. Sono Gianluca Gabanini, il vostro chef ambassador. Oggi non vi parlerò di cucina, non vi illustrerò una delle mie ricette con le quali mi dicono, mi faccio venire fame durante la settimana. Oggi invece vi parlerò di cosa fare, cosa vedere, vi darò alcuni consigli su cosa fare questo weekend. Ovviamente consigli di tipo enogastronomico, che sapete essere la mia specialità. Quindi cosa vi vado a raccontare in questo brevissimo appuntamento? Vi darò praticamente tre idee di appuntamenti, una al nord, una al centro e una al sud, per andare ad assaggiare specialità locali tipiche italiane. Bene, cominciamo con la provincia di Asti, la Proloco di Monale. Nel paese di Monale, appunto, in provincia di Asti, organizza la Bagna Cauda. Mi raccomando, domani, domenica 2 febbraio, l'ultimo giorno, non perdete questa occasione presso il Salone della Canonica, appunto, a Monale. Menù a 25 euro, bagna cauda con 15 tipi di verdura, affettati misti, eccetera, eccetera, eccetera. E buon appetito a tutti gli appassionati di questo piatto. Bene, proseguiamo, siamo nelle Marche, precisamente ad Arcevia, in provincia di Ancona. Questo posto non è certo tra i più conosciuti al mondo per la polenta, eppure si coltiva un tipo di mais che ne permette di creare una farina estremamente squisita con delle caratteristiche molto particolari. Comincia appunto questo weekend, durerà per un mesetto abbondante. Sulle colline dell'Anconetano troverete la possibilità di degustare questo tipo di piatto in uno degli agriturismi convenzionati, il pasto appunto convenzionato. Bene, un appuntamento un pochino diverso dal solito, questa sera al Palazzo Venezia a Napoli, un concerto di musica sax con la possibilità di assaggiare un piatto di pasta e patate e un buon bicchiere di vino. Napoli, mi raccomando, non mancate per gli appassionati sia di questo tipo di musica che della cucina partenopea. Cari amici, grazie, è stato un piacere, come sempre. Ci rivediamo, ci risentiamo su questi canali, su Camperisti Italiani. Lo so, mi sembra di essere online, ormai mi sento tanto un po' un presentatore. Scusate, un po' anche l'emozione del momento. E veramente, grazie a tutti. Ciao, un bacione, buon weekend e mi raccomando, divertitevi anche per chi non ci può andare.